Salve a tutti, sono Terenas e benvenuti allo spacchettamento di 56 pacchetti perché ho loggato, ne ho aperto uno e vedevo che laggava come un porco questo sistema e perché la Blizzard fa dei server fantastici come sempre, ogni apertura di ogni gioco, tranne Diablo 3 che nessuno se lo piglia. No, neanche Diablo 3 l'espansione, nessuno se l'è pisciata, per quello è andato bene quell'apertura. Quindi, dai, concediamoglielo. Andiamo ad aprire questi bellissimi 56 pacchetti perché ovviamente ne ho usato uno e ne ho presi 7 perché, sai, dovevo rimediare, era brutto avere meno di 50, visto che tutti faranno 50, mfg. Let's go! Boom! Ok, ok, ok. Il Demon Fuse è tipo la cosa più inutile di sempre. Assolutamente. Facciamo... Oh, il Living Wave è figo. Molto, molto buono. Allora... Anche il Living Roots è molto buono. Un po' di control per il Druidic. Ci voleva. Ok, Snitex sta già sculando. Oh, una leggendaria. Scaricata il Krunk! È fighissima questa per fare il rogue pirata. Molto, molto buono. Allora, il Frost Giant. Figo. Savage Combat, Muglas Champion, North Sea Kraken, Power Roll Glory. Oh. Allora. Sapuda, non interrompermi, sto facendo lo spacchettamento. Savage Combat, Mother of the Lake. Il Mother of the Lake è discreto. Il Bash. Savage Combat è interessante. LOL. Un'altra leggendaria. Aisaul, figo, carino. Molto totalmente inutile, però figo. Yeah! Due leggendarie. Yeah! Due leggendari di già. Ok, il Totem Golem è molto molto buono. Oh, il peschino per lo sciamano. Figo. L'effigy è tipo, eh? Questo qua è abbastanza strano come carta. Perché puoi prendere il 4-2 che ha Divine Shield e Charge. Stessa roba. Allora. Golden Comb. Oh, l'Orgrimmar Aspirant è anche figo. Guarda il lupo che gli esce tutta la bavita. Ah, la gloria. Magna Tower Alpha. Questo non è male, ma un body un po' me. Non lo so. Il Wraith Guard è tipo, eh? È neutro come carta, da quello che so, da quello che ho potuto vedere nei vari streaming. Injured Guildir, Clockwork Knight. Loli Champion è interessante. È strana come cosa. Un minion che più curi e più diventa forte. È strano. Non c'è strano. No, è Brim Rest Agent. If you're holding a draw, gain plus one attack and taunt. Non è malissimo. Il discorso è che taunt per il prete ce ne sono già. E ci sono le zanzare qua maledette. Muglas Champion è fatta. È una scimmia sull'ippopotamo. Non c'è da dire altro. È una scimmia sull'ippopotamo. Non c'è da dire altro. Allora. Allora, Warlord Strain. Lo Space Slinger è figo. Lo Space Slinger è abbastanza divertente. King's Defender è tipo. Non lo so. Sembra interessante, ma sembra allo stesso tempo una gran cagata. Allora. Un altro pacchetto. Wow, due Shadow Pan Rider in un pacchetto. Ed è tipo. Intanto c'è il Marduk nel sottofondo. Questi qua sono tipo. Tutti dicono: no, sono discreti. No, fanno cagare. Sono tremendi. Non ne vale la pena assolutamente. Secondo me, Shadow Pan. Allora, Fencing Coach, buono. Oh, questo è molto buono. Questo è molto, 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 molto buono. Perché questo qua serve per fare il nuovo Warrior basato sugli draghi e sui taunt. E infatti spero di trovare la leggendaria, quella che dà. Oh, Glice Rager è una cazzata. C'è il Flame Rager che è la stessa identica cosa ed è più. Ed è questa qua è la versione più forte. È una cagata. Oh, il Beartrap. Oh, questo è molto, molto. Questo qua è per il druido serve. È interessantissimo. C'è un deck che si basa sul silenziare i propri minion e usare attorno a questa carta. È figo come idea. Mm-hmm.
Oh, un'epica. Oh, il Code Rider è fortissimo. C'è un sacco di gente che lo sottovaluta, ma è anche fighissimo da vedere. Molto, molto buono. Totem Golem sono sempre buoni quelli perché. È considerato un golem, cioè puoi evocarlo se la troviamo la tizia, quella che evoca i golem. Magari. Oh, Grand Crusader. Buono, molto. Questa è la carta più schifosa che sia mai stata creata in questo gioco. Molto, molto buono. Molto, molto buono. Light Champion. Questa è tipo. Funziona soltanto contro il Warlock. Non so quanto dovrebbe essere utile. Queste. Le carte del Warlock sono discrete. Non sono sto granché sto per espansione, da quello che ho potuto vedere. Non mi piace come si apre il pacchetto. Gormok the Impaler, fai schifo Snitex. La sta aprendo anche lui perché ha visto. Oh mio Dio, mi serve sul libro. Folle Nero, buono, molto molto buono. E abbiamo preso Folle Nero. Refreshment Vendor è tipo. Non si sa perché dovresti averlo. Allora. Murloc Knight. Questo qua è fighissimo. Una rana. Un Murloc sopra una rana. Oh, lo sparring partner è buono per il Warrior, sempre basato sui taunt. Molto, molto buono. Molto, molto. Allora, Garrison Commander. Buono, nel caso in cui volessi fare un. Nel caso in cui voglio fare un mage che si basa sul. Sull'Inspire, quella torna comodo. Sto usando. Prendendo tante epiche, ma poche leggendarie. Male, male, male. Capture Jormungar è strano. 5-9, una bestia. Non lo so. Non mi convince molto, sarò onesto. Un'altra epica. Il Confuse, che tipo. Boh. È strana come carta. Magari tipo ti trovi in una situazione in cui hai dei minion molto tankosi. Tipo ti fai un muro col prete e tipo swappi poi la vita e tipo ta-da, ti trovi due persone con 16-2 e quello allora sarebbe figo come combo, però è difficile da portare a termine. Il Buccaneer è strano, è molto molto strano. Oh, cosa dico? Continuo a vedere il Lock and Load, che maledizione, è una delle cose più frustranti dell'Hunter in questa espansione. Maledizione, un peschino per il Face Hunter. Snitek sta avendo un po' troppo culo, eh. Ah, tre rari. Oh, eccolo qua, il Drenite Totem Carver. Questo qua è. Ah no, questo tiene il più uno per ogni totem che c'è in campo. C'è l'altro invece che è il Totemic Tuskar che ti evoca un totem a caso, che può essere anche quell'altro che ha un body più grosso. Questo. Il Brivarcel è fantastico la situazione. Nitek, smettila. Aspetta che gli do. Smettila. Smettila di sbustare leggendarie sporco cancro. Sporco bastardo. Niente di che. Ma basta! Ma cos'è sta roba? Ma fai schifo. Fai schifo. Ma io non ho parole. Ma come fa? Ma come fai? Ma come fa? Ma io non ho parole. Io non ho parole. Ha buttato tipo 6 leggendarie? Io ne ho sbustate due. No, non è sto granché. Dai, dai, dai. Dobbiamo battere Snitex. Però lui ne ha presi 75 di pacchetti. Quindi non è giusto. Non è assolutamente giusto. Bertrap il Power Shot, che non mi dice un cazzo, se non è onesto. Il Muklas Champion è bellissima quella carta. Ma tanto ho anche tante polveri da parte. Oh, continuo a trovare ste cazzo di epiche inutili. Ma no, questo qua è per fare il Warlock, quello basato sul discard. Che. Questa carta fa cagare del Priest. Sembra figa, ma fa proprio cagare. No, fuck. Dammi una leggendaria. Oh no, il Tuskar Totemic. Vabbè, volevo farlo vedere. Invece sono passato avanti. Una Golden Common. Ah, questo non è male. Questo non è assolutamente male. Thunder Valiant. Give your totem plus 2 attack. È discreta. Perché costa 5 più che altro. Quello è il problema. E devi usare anche l'Hero Power. Silent Knight. Shadow Pan Rider sembra. È proprio brutta come carta. Oh, due in un cazzo di pacchetto. Oh, allora, questa qua è fatto. Perfetto. Due in un pacchetto.
Vaffanculo Snitex. Vaffanculo, due in un pacchetto. Get Shrek. Ah, la gloria. Due in un pacchetto. Bam, ho recuperato. Vaffanculo Snitex. Batti questa, stronzo. Eccolo qua, il scarto Terek. Che figo che è. Summon any random totem, che può essere anche quello. Ah, la gloria. Due leggendari in un colpo. Ah, Undercity Valiant. Ma basta! Snitex! Basta! C'è Snitex che continua a spostare leggendarie! Eh? Oh, una Golden Rare è un'epica. Questa qua è figa come carta del Rogue. Veramente molto figa. Mamma mia, quanto è sculato Snitex! Quanto cazzo è sculato! Undercity Valiant. Ah! Tipo 8 leggendarie Snitex. O 9, ho perso il conto. Non... Oh, che figo il Lowly Squire. È fighissimo questo. Fist of Xeraxxus. Ah, cazzo! Se di nuovo era Snitex, mi incazzavo. Se di nuovo era Snitex, mi incazzavo come una biscia. E questo qua che è troppo forte. Se lo evoca a caso il Tascartotemi, quello lo prendi nei peperoni. Il bolster. Questo qua è una spell fighissima per il Warrior. Non ho parole. Snitex che ha sbruttato tipo 8 leggendarie. Due rare. Mogul's Champion. Non mi piace questo qua. L'Inspire che te lo costringe a riportare. Cioè, non puoi usare la tua spell. Perché? Qua, dovrebbe portarti a voler giocare. Cioè, il discorso. Allora, il discorso per quella carta dovrebbe essere che fai un trade e poi te lo richiami in mano. Oh, tutte epiche. Stable Master, Give a Friend Minion, Beast Immundist. No, non è male. Era un 4-2, un body un po' debole per quello che. Voidcraft. Oh, eccolo qua l'altra per fare il mazzo del Warlock. Quello che distruggi le tue carte. È un effetto abbastanza stupido. È una combo abbastanza stupida. Golden Common, Gadgets on Joust. Il Jouster. Quello là è un costo 1. E quella è la cosa interessante. Mamma mia. Oh, Lilling Wave. Buono, buono, buono per lo Shaman. Snitex ha tirato fuori 8 leggendarie. Io non ho parole. Snitex ha buttato fuori 8 leggendarie. Tournament Medic. Il Combat fa proprio cacare come carta. Cioè, o la usi. Perché ho tutte ste epiche in un. Snitex spamma è leggendario. Io spammo epiche. Quella è buona, Enter the Colosseum. E il tornamento a Tendi, che è proprio quello. Vabbè, facciamo così. Mamma mia. Cioè, ha tutte quelle leggendarie Snitex. Io ho ancora due pacchetti. O ne sputo tipo tre in un pacchetto adesso. Allora, una rara, una Golden Common e un'epica. Ma. Fai schifo. Io non ho parole. Snitex ha sbustato 9 leggendarie. Che schifo. Ho il vomito in corpo. Io l'ho sbustato fuori. No, io. Allora, aspetta. Allora, facciamo Grand Tournament. Leggendari. Ne ho sbustate 4. Quindi ne ha sbustate 10. Però vediamo quanta polvere. 870 di polvere e basta. Allora, visto che io mi sento proprio. No, mi rifiuto. Mi rifiuto di perdere. Varian Vryn. Show only golden cards. Me la sono creata. Avevo le mie polveri, non me ne fotte un cazzo. La volevo subito e l'ho avuta. Bene, questa è la fine del video. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella.